Ciao a tutti amici e amiche creative, bentornati sul mio canale. Il Natale si avvicina e in casa non possono mai mancare le classiche stelle di Natale. Se non siete brave col pollice verde ma vi dilettate nei lavori creativi, questo tutorial fa il caso vostro. Infatti vi mostrerò come realizzare questi fiori in feltro o pannolenci, ideali per decorare la vostra casa a tema Natale. E magari per realizzare dei fuori porta o centrotavola o per ricreare delle vere e proprie piantine natalizie. Prima di iniziare però, se siete nuovi del canale, benvenuti! Io sono Silvia e mi raccomando, iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi tutti i miei nuovi tutorial sul fai da te. Tutto ciò che dovremo fare è preparare i petali del fiore col materiale che più preferiamo. Io in questo caso sto utilizzando del pannolenci. In totale ho preparato 30 petali per ogni fiore, di cui 6 petali lunghi 3 cm, 12 petali lunghi 4 cm e altri 12 petali lunghi 6 cm. Come primo step partiamo dai petali più grandi. Prendo un petalo e in questo modo lo pizzico alla base. E con ago e filo unisco i due lati. Poi passo al petalo successivo, lo pizzico alla base e con ago e filo lo unisco al petalo precedente e continuo così per i restanti 4 petali. Ed ecco che la nostra prima base è pronta. Adesso ripetiamo lo stesso procedimento per creare altri 3 fiori. Ed ecco qui il risultato. Per unirli possiamo scegliere se cucirli o incollarli con la colla a caldo. Io in questo caso ho preferito cucirli. Adesso i nostri fiori sono quasi pronti, non ci resta che decorarli e renderli più luminosi. Io ho semplicemente utilizzato uno smalto trasparente con dei glitter e poi, per dare un tocco finale, ho cucito una perlina dorata al centro del fiore. E questo è il risultato finale. Le nostre stelle di Natale sono pronte per accompagnare tantissimi dei nostri progetti natalizi. Se non avete a disposizione del feltro o pannolenci, seguendo lo stesso procedimento e sostituendo il filo da cucire con la colla, potrete realizzare questi fiori utilizzando dei cartoncini colorati. Fatemi sapere se questo progetto vi è stato utile ed ispirazione, lasciandomi tantissimi commentini e pollici in su. E noi ci vediamo nel prossimo video con tantissimi altri progetti natalizi. Ciao!